Andrea Sivilla, centravanti del Guglionesi, arriva questa sconfitta dopo quella in casa con l'Olimpia Agnonese, insomma forse più preventivabile alla vigilia, avete affrontato l'Isernia sul suo campo, eravate anche un po' rimaneggiati. Ma guarda, non serve piangere, il risultato è stato netto, quindi tocca solo rialzarci, rialzare la testa e da martedì rimettersi a lavorare. Sì, un Isernia che insomma non siete stati però nel gioco rinunciatari, avete creato un paio di occasioni sullo 0-0, forse il raddoppio in avvio di ripresa ha un po' scombussolato la cosa insomma nel vostro scacchiere. Ma sapevamo che venire qui non era facile, non era una passeggiata e quindi abbiamo cercato di tenere il campo al meglio, però c'è stata superiorità, questo lo dobbiamo ammettere e ti ripeto, da parte nostra c'è solo una ricetta, quella di mettersi martedì di nuovo a lavorare e cercare di arrivare a domenica nelle migliori condizioni possibili, mentali e fisiche, e affrontare una grande partita in casa e cercare di ripartire a livello di risultato. Sì, avete affrontato insomma Isernia, Alto Casertano, Venafro, di sicuro banchi di prova abbastanza duri. Che te ne è parso insomma su questi tre avversari che ho nominato? Ma basta guardare la classifica, quindi le classifiche non sono mai false, quindi sicuramente hanno dei valori, lo stanno dimostrando domenica per domenica e quindi complimenti a loro e che vinca il migliore. Sì, dal canto vostro avete ancora tanto da dimostrare, soprattutto per quel che riguarda la Coppa Italia regionale, siete ai quarti, affronterete il San Pietro in Valle. Ma affronteremo un'altra squadra che sicuramente venderà cara la pelle, intanto ti ripeto, pensiamo a domenica prossima che c'è il campionato e poi la settimana della Coppa cercheremo di affrontare al meglio e prepararla nel miglior modo possibile.